Buongiorno e benvenuti a tutti in questa nuova puntata dove parleremo di Giorgio Perlasca. Sì. Giorgio Perlasca nasce a Como il 31 gennaio 1910 ed è definito uno dei giusti tra le nazioni. Giusto tra le nazioni è un titolo onorifico conferito a chi non è ebreo, ha messo a rischio la propria vita per salvarne almeno una di un ebreo nel periodo della Shoah e l'ha fatto senza dire niente a nessuno. A 20 anni aderisce al Partito Nazionale Fascista, contribuendo per la guerra di Etiopia e quella civile di Spagna, ma in seguito si allontana, non condividendo più la politica adottata e la promulgazione delle leggi razziali. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, venne inviato nell'Europa dell'Est come incaricato d'affari per comprare carne per l'esercito italiano. L'8 settembre del 1943, giorno dell'armistizio, dopo aver rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, venne incarcerato a Budapest. Perlasca riuscì allora a fuggire e trovò riparo presso l'ambasciata spagnola, grazie ad un documento ricevuto al momento del congedo dalla Spagna. È a quel punto che la sua vita cambiò per sempre. Assieme al diplomatico Angel Sambitz decide di collaborare per procurare salvacondotti proteggendo gli ebrei ungheresi perseguitati dai nazisti. Quando Sambitz deve lasciare la città a novembre, Perlasca prese in mano la situazione, spacciandosi per uno sostituto e riuscendo in qualità di diplomatico a bloccare le perquisizioni delle case protette. Da dicembre 1944 a gennaio 1945 rischiò ogni giorno la sua vita, fingendosi un eminente diplomatico spagnolo e salvando migliaia di ebrei ungheresi rifugiati nelle case protette. Dopo la guerra, per molti anni, non ha raccontato pubblicamente la sua azione eroica. A svelarlo saranno delle donne ungheresi che aveva tratto in salvo. È riconosciuto dallo Yad Vashem di Gerusalemme come giusto tra le nazioni. È morto nel 1992 a Padova. Uno degli episodi della vita di Perlasca avvenne quando la polizia voleva entrare dentro le case protette spagnole. Perlasca, vedendo arrivare la polizia, si allarmò e decise di prendere in mano la situazione. Andò davanti alla porta, la chiuse e ci si mise davanti, proteggendola con il suo stesso corpo, e disse: «In nome della Spagna voi non entrerete». In questo modo riuscì ad evitare la deportazione delle persone ebree rifugiate in quella casa protetta. Un altro episodio della vita di Giorgio Perlasca è quando salvò due gemelli dai campi di concentramento. Giorgio vide questi due ragazzi in fila per salire sui treni della morte e decise di salvargli la vita. Gli disse di salire su una delle macchine spagnole e quando un ufficiale fascista gli chiese cosa stesse facendo, lui rispose che la macchina era territorio spagnolo e che non aveva il diritto di avvicinarsi. Con questo atto coraggioso riuscì a salvare le vite di quei due bambini dai campi di concentramento. Giorgio Perlasca è ricordato come uno dei giusti per non aver mai raccontato a nessuno i suoi atti eroici. Ma voi vi chiederete, se non l'ha raccontato lui, chi l'ha fatto? Beh, lo ha fatto una donna che Giorgio aveva salvato. Un giorno, Giorgio era in casa con la sua famiglia. Quando sentì bussare, vide una donna che, vedendolo, si emozionò. Lei gli spiegò di essere una delle tante persone che aveva salvato e ci teneva particolarmente che lui si ricordasse del suo volto. Purtroppo non era così. La donna, allora, per fargli ricordare, gli raccontò un fatto. Avevano appena portato i viveri nelle case protette e a lei toccò un barattolo di marmellata, che però le scivolò dalle mani e rotolò giù dalle scale. Lei cercò di riprenderlo e quando ci riuscì andò a sbattere contro Giorgio, che subito le disse di correre su e nascondersi perché la polizia voleva entrare. Perlasca si ricordava dell'accaduto, ma non del volto della donna. Ma grazie a questa ragazza, sia la famiglia che tutto il mondo seppe il coraggio che aveva avuto Perlasca ogni giorno nel rischiare la vita per salvare. Gli alberi qui piantati ricordano coloro che, anche col rischio della propria vita, hanno operato in qualsiasi parte del mondo per salvare le persone minacciate di genocidio, che siano di esempio per tutti noi.